Una struttura per accogliere 16 adulti con autismo, in un percorso che li possa aiutare ad essere autonomi nello spirito della legge sul dopo di noi. È il progetto studiato da ATS Pavia in collaborazione con Regione Lombardia. La residenza sorgerà alla periferia del capoluogo, a Villa Marta, dove ci sono 6 appartamenti già attrezzati per ospitare persone con disabilità. L'obiettivo è accompagnare i ragazzi ad una progressiva autonomia con la presenza di operatori specializzati. Sì, assolutamente, è un progetto estremamente importante dove che ce ne sono tra l'altro anche pochi sui territori, che nasce anche proprio dalla collettività, è un progetto dalle istanze, diciamo, della collettività, che spesso sono quelle che fanno emergere il bisogno, anche se siamo consapevoli che per soggetti con diagnosi di autismo il problema è la gestione poi dei passaggi dalla fase di preadolescenza all'adolescenza e poi ovviamente alla fase adulta. Quindi questo è un progetto che si inserisce proprio in questo percorso di presa in carico globale non soltanto delle persone con la disabilità, ma anche delle loro famiglie e della collettività intera, per cercare di garantire un percorso verso lo sviluppo dell'autonomia della singola persona e ovviamente anche di una qualità di vita la migliore possibile. Una risposta ai bisogni di tante famiglie, ha sottolineato l'assessore regionale con delega alla disabilità, Alessandra Locatelli. Il progetto, che prende spunto dall'esperienza condotta da anni alla struttura Il Tiglio di Sant'Alessio Convialone, è destinato a persone con una grave disabilità autistica e con un'età media di 24 anni. Beh, insomma, diciamo che stiamo cercando proprio anche come Regione Lombardia di andare a valorizzare tutti questi progetti che si stanno sviluppando nei nostri territori. Regione Lombardia, attraverso il Dopo di Noi, sta dando la possibilità a tanti ragazzi e alle loro famiglie di guardare al futuro con più serenità. Si chiama Dopo di Noi, poi diciamo anche questo, perché tanti genitori invece dicono ad essere un durante e poi dopo di noi, e noi crediamo che questo accompagnamento debba funzionare veramente. Bisogna mettere la persona al centro di un progetto di vita e soprattutto non pensare solo fino ai 18 anni, diciamo così, ma garantire un percorso formativo e anche di inclusione sociale e lavorativa che sia il più possibile rispondente alle capacità dei nostri ragazzi. Per farlo ovviamente ci vogliono strutture adeguate. Ci vogliono strutture adeguate, ma ci vuole anche una grande sinergia tra associazioni, enti del terzo settore e istituzioni pubbliche e amministrazione. Questa è la vera carta vincente e io credo che qui in questo territorio a Pavia ci sia proprio questa realtà.